Voglio fare questo video per parlare della fisicità quando si canta. Non dobbiamo mai dimenticare nel cantare che quello che lavora realmente è il nostro corpo. Il nostro strumento è il nostro corpo. E questo, lungi dall'essere una frase così ispirativa, non so se esista neanche in italiano la parola ispirativa, ma comunque, lungi dall'essere una di quelle frasi motivazionali che ci dovrebbero in qualche modo tirare su, è una realtà. Cioè il nostro strumento viene messo in moto dall'aria, l'aria mette in moto in vibrazione le corde vocali appunto vibrano e poi sono le nostre casse di risonanza interne a creare il timbro, il volume e l'intensità. Questo meccanismo, che quindi coinvolge la muscolatura in primo luogo del tutta la parte, diciamo così, del nostro dalla vita in su, mettiamola in questo modo. Quindi da qua a qua è un apparato muscolare che funziona perché tutto è collegato. Quindi quando io inspiro, non soltanto in qualche modo riempio i polmoni di aria, ma anche allargo la cassa toracica, in qualche modo spingo gli organi interni verso il basso, muovo le spalle e nel fare questo attivo la muscolatura del collo, la quale a sua volta è collegata con la muscolatura del viso e di quello che sta dentro della testa fondamentalmente. Con le braccia, con le mani, ma tutto quello che è sotto anche, quindi pavimento pelvico, gambe, eccetera, sono altrettanto coinvolti. Quindi, prima di iniziare a dire imparo a cantare o sono un grande cantante, ma non capisco perché mi blocco, in realtà io devo andare a vedere quali possano essere le motivazioni a livello fisico che in qualche modo mi impediscono di ottenere risultati di un certo tipo. Ovviamente, come sempre, per chi non mi conosce, mi chiamo Alessandra Cartocci. Il mio compito è aiutare gli altri a scoprire la propria voce, intendendo con questo che ciascuno possiede uno strumento dentro di sé e ha diritto ad accedervi nel modo migliore possibile. Cerco di divulgare, spiegare, informare, dare informazioni il più possibile. Quindi, tutte le solite cose, sottoscrivete, cliccate, fate tutte queste cose qui, ok? Evviva! Andiamo nel vivo della storia. La prima cosa da tenere a mente è che il nostro corpo ce lo portiamo dietro tutto il tempo. Un violinista appoggia lo strumento da una parte, un flautista idem, un chitarrista, fate quello che vi pare, ma noi ce l'abbiamo dietro con noi sempre. Il che vuol dire che se io ho dormito male, se io ho mangiato male, se io mi sono raffreddato. Se io sto tutto il giorno al computer, se io sono tutto il giorno in macchina, se io faccio un lavoro pesante, se io tutto il tempo sono alla cassa, se io parlo tutto il giorno perché insegno, sto usando il mio strumento, ne sto anche forse abusando. Ok? Quindi una volta che io chiarisco questi fattori dentro di me, poi inizio a cioè, poi so già che quando vado a cantare, non soltanto prendo il mio violino e me lo metto qua o mi siedo al pianoforte, in realtà mi sto portando dietro tutta una serie di fattori che nel mio corpo avranno giocheranno un ruolo quando poi io mi metto a studiare canto. Il mio consiglio è iniziare le pratiche di canto, qualsiasi esse siano, con un movimento di scioglimento della muscolatura e contemporaneamente isolamento rispetto a tutto quello che c'è stato prima, ok? Nei miei corsi online ci sono tanti esercizi da provare, ma un paio ve li volevo già dare adesso. Il primo ha a che vedere con un aspetto, se volete, un po' più guru della faccenda, e cioè l'isolamento da tutto quello che c'è stato prima. Avete litigato, siete arrabbiati, siete nervosi, siete stanchi, qualsiasi cosa che vi sia successo, dal traffico alla metropolitana, ai colleghi di lavoro, a quello che è, isolatevi come se stesse creando una sorta di bolla all'interno della quale voi possiate lavorare, okay, nel vostro studio privato col vostro strumento. Quindi i primi gesti che vi consiglio di fare sono questi gesti qua. Massima tensione verso l'alto, dovreste sentire proprio quasi scrocchiare. Inspirate come viene, viene e poi lasciate cadere e buttare fuori. Con l'inspirazione, il sollevamento delle spalle, cercate di sentire tutta la tensione che avete, tutto il nervoso, tutta la rabbia e con l'espirazione lasciatele andare. Altri movimenti che potete fare e che sono di altrettanta utilità sono questi. Sollevo le braccia verso l'alto, mi sposto completamente da una parte, tirando tutta questa zona, ok? E poi
faccio lo stesso lavoro dall'altra parte, tirerò tutta questa zona. Nel fare questo lavoro, immagino in qualche modo, se volete farlo con gli occhi chiusi, di costruire una sorta di bolla all'interno della quale io poi inizio il mio lavoro, dove non entra il nervoso, dove non entrano gli altri che in qualche modo possano crearmi un fastidio, ok? Nel frattempo il mio corpo cosa sta facendo? Il mio corpo sta smollando, scusate il termine, tutta questa muscolatura qua che è fondamentale, così come quella delle spalle, ma anche la sta attivando, il che vuol dire che se quando io canto inizio a creare delle tensioni, ne sarò più consapevole proprio perché ci ho portato l'attenzione e anche in maniera molto più concreta la circolazione, l'ho attivata, ok? Altri esercizi che potete fare se avete le spalle tese sono questo qui, che si chiama un po' una sorta di scimmie, scimmie, scimmie. Avete presente le danze così, questo tipo di movimento qui, che però di fatto è una rotazione del torace e lasciando che le braccia vadano morte. Non le devo muovere, le devo lasciare andare così, in questo modo qua. Ho creato una sorta di isolamento. Questi sono solo tre da provare, però una volta che io ho fatto questo sono entrata di più dentro il mio corpo. Non soltanto ho cercato di scrollare alcune delle tensioni che si porta dietro, ma ho anche attivato la consapevolezza fisica che mi serve, così come se io prendessi in mano un violino e lo dovessi accordare fondamentalmente, e contemporaneamente ho cercato di isolare tutto quello che dall'esterno potrebbe rovinare il mio approccio allo strumento. Questo è un inizio, ragazzi, è una riflessione più che altro. Come sempre nei miei corsi ci sono milioni di esercizi molto più approfonditi e soprattutto organizzati nella sequenza giusta, sia di scioglimento che di attivazione, che preventivi quando poi si va a cantare davvero e ci accorgiamo che ci sono delle tensioni. Perché come vedrete in altri video che posterò qua, non so dove vanno a finire, quando io non ho, per esempio, un corretto lavoro di appoggio e sostegno con quella che è la respirazione, quindi non so dove ancorare correttamente la mia muscolatura, c'è il rischio che io vada a cercare delle compensazioni nelle braccia, nelle spalle, nella gola stessa, e questo comporta un sacco di problemi. Ma questa è un'altra storia. Provate questi esercizi e fatemi sapere come va. Per quelli di voi che sono pronti ad approfondire, ovviamente lo sapete, ormai che ve lo dico fa, cantafinoallestelle.com. Corsi, belting, corsi base, seminari, lezioni, c'è di tutto. Buon lavoro!